Arriviamo adesso all'altro aspetto. Noi siamo abituati da sempre a pensare che ogni cosa negativa, brutta che ci capita, una malattia, una disgrazia, un imprevisto, un'incomprensione, un comportamento che rompe, che ti viene voglia di sbattere per aria tutto, e invece magari, dai, prendere tutto questo come croce. È giusto o sbagliato? Giusto, se è una cosa pesante da sopportare, è una croce. No, troppo comodo che era lì. Ma no, è il significato che le diamo noi. Sì, ma siamo in linea con Cristo o stiamo facendo un bel inciuccio? Siamo al contrario di quello che pensa Cristo, perché allora noi dovremmo pensare che le nostre croci ci portano alla salvezza. No, semmai è sempre lui, perché parlare di croce vuol dire affidarsi a lui. La prima cosa da chiarire è questa qua: non è il fatto che si soffre in sé che porta speranza, perché la sofferenza la fa piangere e basta, per se stessa. Anche se bisogna riconoscere che noi nella vita non cresciamo quando le cose ci vanno bene, nelle cose che ci vanno bene, facendo quello che è facile fare, ma cresciamo accettando di portare avanti le cose difficili da portare avanti, perché è nel problema, nella sofferenza che noi cresciamo di fatto. Sul piano umano è vero anche questo. Comunque, quando diciamo che tutte queste, il male che riempie la nostra vita, male fisico, male morale, male psicologico, male di relazione, eccetera, eccetera, quando le chiamiamo croci, abbiamo il diritto di farlo, facciamo bene, siamo in linea con Cristo oppure no? A questo punto no. No, se intendiamo che quella è la croce di Cristo, no. Sì, se ricordiamo che Cristo ci ha fatto un regalo di poter vivere come croce perfino questa sofferenza, che per sé quella croce non c'entrerebbero. Per un motivo semplice, perché se la malattia fosse una croce, fosse la croce, ogni volta che uno si cura della malattia va contro Dio. Perché, l'abbiamo detto prima, evitare la croce cosa vuol dire? Fregarsene, adeguarsi, lasciare da parte Dio e pensare soltanto a sopravvivere e basta, alla meno peggio. Quindi se la malattia fosse una croce che Dio ci manda, ogni volta che tu cerchi di evitare la malattia o di superarla o di guarirla, tu vai contro la sua volontà. Sarebbe il colmo. Gesù che guarisce i malati sarebbe un indemoniato, davvero? Uno che combatte contro Dio. Come Dio è che manda la croce a Gesù perché è la sofferenza che ti salva, e lui che la tira via. Gli togli la salvezza, se fosse così. Siete d'accordo su questo? Quindi stiamo attenti a dire queste cose sono la croce. Non sono la croce, però Gesù ci permette, e questo è un regalo enorme, di poter vivere tutte queste cose come croce. Quindi ci permette di poter dire: io faccio di tutto per evitare questo problema, per superarlo, se è una malattia per guarirla, se è un incidente per risolverlo, se è un'incomprensione per appianare le cose, capirci, eccetera, eccetera, e così via. Però per quel tanto che non dipende da me, che non posso superare la malattia perché la medicina non è all'altezza di guarirla, l'incidente perché chi è coinvolto è il fal di aula quater, è la luna del pos, per la relazione perché l'altro, l'altra parte si rifiuta, eccetera, eccetera. Per quel tanto che non posso evitare, lo metto in mano a te. Lo vivo davanti a te. Pensa tu a tirare fuori qualcosa di positivo per me e per tutti quanti. Allora, perché la Chiesa fino a non tanto tempo fa, fino a 100 anni fa, diceva che le malattie erano una maledizione di Dio? No, la maledizione no. Dicevo però che è un'occasione che Dio ti dà per purificarti, magari, ecco. Come le penitenze. Sì, perché se noi guardiamo quello che ha fatto la Chiesa, anche quello di mettere certe suore o frati, farli soffrire in terra per... Quello l'abbiamo fatto in epoche particolari, grazie a Dio sono passate, e spero che restino passate per sempre. E è avvenuto perché? Perché si incoiò. Non potevamo indovinare. Nel senso che purtroppo ci sono state epoche nelle quali, sopravvalutando il valore della sofferenza, si andava a cercare. Soffri molto, Dio ti vuole molto bene. Guarda, tu sei più vicino a Dio degli altri. Ma amico conosci Zacchi proprio perché il soffrì a fes i dental catif all'inverosimile. Sono tutte cose e mentalità che, cioè, non ci siamo costruiti nel... Esatto. Te d'altronde, pensate a San Francesco. Era un santo San Francesco? Era capace di gioia
di serenità, eccetera, eccetera. Eppure, come chiamava il suo corpo? Frate Asino. Perché la cultura del momento era quella. Quindi martirizza il corpo perché l'anima sia purificata, sia elevata a Dio. E poi qualcun altro invece aggiungeva anche perché Dio ama la sofferenza, perché Dio ti manda la sofferenza perché ti vuol bene, perché più soffri più sei vicino a Dio, perché la sofferenza è grazia davanti a Dio. EFS, vi ricordi cosa vuol dire? Enfixec. Perciò se non sono croci, Don Pierino, questo comunque è la conseguenza del nostro peccato, tutto quello che dobbiamo al nostro... Può essere, ma anche semplicemente un caso che succede. Perché? Perché il DNA, infatti, se che ha detto un gene che batti quarce è tenuto del deperario, direbbe la scienza oggi, magari. Però io soffro intanto. A chi devo dire grazie? Quindi la sofferenza è quel che è. Alcune volte provocata da noi, alcune volte provocata da chi abbiamo intorno, alcune volte capita, non sappiamo da dove... regalo di qualcuno che non sappiamo chi sia. Ecco, posso viverla con rabbia, posso viverla con rassegnazione, la vita dei sé, nel dare di sera una frega, dirò vabbè, ci appommerò, e davanti, alla meno peggio, posso viverla nella fede. Ma cosa vuol dire viverla nella fede? Signore, io se potessi eliminare questa situazione, questa malattia, questo disagio, questo problema, questa sofferenza, lo farei con tutto il cuore. E a fin d'epo, dopo... il resto è poder mia. Bene, quel che non posso evitare, lo prendo e lo metto in mano a te, tiraci fuori tu qualcosa di positivo. Questo ce l'ha concesso, ci permette di farlo, e questo è far diventare croce qualunque sofferenza. Per cui alla fine non c'è più niente di negativo nella nostra vita se lo prendiamo sul serio Cristo. Qualunque cosa che ci fa soffrire possiamo mettere in mano a Lui, e da quel momento, restando qualcosa di negativo, che facciamo di tutto per evitare, ma per quel tanto che non sta a noi eliminare, mettendolo in mano a Lui, diciamo, ecco, guarda, pensaci tu, tiraci fuori tu qualcosa di positivo. E lì lo facciamo diventare croce. Perché la croce è croce, la croce che è uno strumento di tortura, diventa croce come strumento di salvezza, solo perché Cristo, che l'ha vissuto in un certo modo, ha messo dentro nella sua sofferenza, e quindi anche nella nostra se accettiamo Lui, quel valore positivo che è la salvezza, dato d'amore praticamente, che fa diventare la sofferenza che è negativa qualcosa che ha un effetto positivo. Non diventa positiva in sé, ma ha un effetto positivo per noi e per gli altri. Ma chi è, per esempio, chi porta il cilicio per il suo... Aspetta, ci sono state epoche nelle quali anche appunto... ero beh, a fare ciò, me no. Perché per secoli si è proprio, sì, ma per secoli ci si è cascati dentro in pieno senza accorgersene. Un po' giansenismo, un po' il manicheismo, un po' giù in polota, ma tutti rotocismi che hanno niente a che fare con Cristo. Anche se erano tutti cristianizzati al tempo, modi di pensare, modi di concepirsi, eccetera. Ma grazie a Dio, Cristo è altro, è vero o no? Certo, ci sono state epoche nelle quali si pensava proprio che è attraverso la sofferenza che tu ti elevi a Dio, che tu salvi te stesso e gli altri. Una santa bresciana, che è famosa, era più famosa qualche anno fa, che putto giù del modo, che come era facendo, dovremmo recuperare un po'. Sant'Angela Merici. Se voi andate a Brescia, nella casa centrale di Sant'Angela, se non hanno tirato via adesso, c'è un piccolo museino dove fa vedere alcuni cimeli della sua epoca, della sua vita, strumenti che lei utilizzava. Tra i tanti c'è un cilicio che lei portava su pelle, dove vedi ancora a distanza di 600 anni l'ombra delle macchie di sangue. Angela Merici si è santificata perché portava il cilicio, o è santa nonostante portasse il cilicio? È santa perché amava Dio davvero e ha saputo fidarsi di Lui nonostante abbia dovuto soffrire moltissimo da parte della Chiesa, oltretutto. Perché era avanti 200-300 anni sui tempi. Una gnarellina che la vero cuffì, ma la realtà della Chiesa del momento, la cultura del momento era altro, per cui l'hanno bloccata lì, insomma. E nonostante tutto ha saputo fidarsi di Dio, continuare a fidarsi e prenderlo sul serio e volergli bene e mettergli in mano la sua vita. Questo è quel che conta. O che poi, data la cultura spirituale del momento, che privilegiava la sofferenza come momento di elevazione a Dio, anche lei si era lasciata andare a questa moda del cilicio. Ci sono ancora oggi in alcune regioni le processioni di flagellanti. Anche in Italia.
E amo anche in Italia, ecco, beh, amo. Occupai, no? E allora? San Bruno vuole vedere addirittura per aspettare il traffico, sì. È un tipo di vita che scelgono loro. Quello che Dio vuole da noi è che noi sappiamo vivere nella fede anche la sofferenza. Quello sì, anzi che riusciamo a metterla in mano a Lui per quel tanto che non si può evitare. Mentre facciamo di tutto per evitarla, ma per quel tanto che non dipende da noi, te la mette in mano a te, pensa a te, tira fuori tu qualcosa di positivo per me e per gli altri. Allora facciamo più fioretti e bambini. I fioretti servono ai bambini per educare la volontà, non sul piano spirituale. Sono utili, come anche fare un digiuno. È utilissimo per diventare noi padroni delle nostre voglie, della pancia. Quindi quelle cose che sono sempre utili, ma non come scelte spirituali, sono utili, sono strumenti per diventare padroni di noi stessi, perché è facile illudersi di essere padroni di noi stessi, è vero o no? E non esserlo invece.